Ben ritrovati dalla redazione sportiva di Antenna Sud, un'edizione molto particolare perché sarà completamente dedicata alla pallamano. Potete già immaginare, ho accanto a me la Supercoppa e poi c'è anche la Coppa Italia appena vinta da Conversano. Ed ho il piacere e l'onore di avere qui in studio con me il presidente Giuseppe Roscino, benvenuto. Benvenuto a voi, buongiorno. Buongiorno, e l'allenatore Alessandro Tarafino, buongiorno. Complimenti. Grazie. E buongiorno. E allora vogliamo parlare un po' di questa impresa. Intanto le due coppe presidente, che arrivano a distanza di due mesi, possiamo dire. Sì, il 19 dicembre la Supercoppa e questa la Coppa Italia domenica. Abbastanza concomitanti fra di loro, però a 10 anni di distanza dalle ultime vittorie del Conversano, quindi siamo molto felici di aver ricominciato questo cammino. Una Coppa, la Coppa Italia, vinta dagli uomini di Tarafino, e l'ultimo trofeo che avete conquistato è stato quando tu, possiamo darci del tu, certo, sei stato un atleta di questa società così blasonata. Sì, ormai erano passati parecchi anni, era ora di vincere un'altra competizione a Conversano. Siamo tutti ovviamente contenti, per me è un po' diverso ovviamente, da giocatore è stato molto differente per vivere le partite, da allenatore diciamo è tutta un'altra cosa, sei un poco più presi emotivamente. Ecco, stiamo vedendo le immagini del palazzetto di Salso Maggiore dove si sono svolte queste finali, e quindi una bellissima soddisfazione contro Cassano Magnago. Voi avevate perso, no, Tarafino in campionato, l'unica partita persa, e invece in Coppa Italia vi siete presi una bella rivincita. Sì, questo anche è un dato di fatto. In campionato abbiamo faticato molto a Cassano, ha fatto una brutta partita, mentre qua è una competizione completamente diversa, dove veramente regnava l'equilibrio fra tutte le squadre, e devo dire i ragazzi mi hanno stupito anche per certi versi, perché hanno fatto veramente un gran campionato, anche inaspettato direi. Ecco le immagini della finale contro il Cassano. Presidente, lei, anzi tu, ci hai creduto fino alla fine, eh? In questa Coppa Italia? Avvertivi, sì, che c'era qualcosa di importante? Sì, anche se, come diceva giustamente Alessandro, l'equilibrio è stato la cosa più importante di queste finali, quindi una cosa è crederci e una cosa è poi veramente riuscire a mettere in pratica quello che avevamo anche studiato e per cui avevamo lavorato tutta la settimana. E siamo rimasti molto colpiti anche dalla forza delle altre squadre e dall'impegno che abbiamo profuso nonostante le 3 partite a distanza di un giorno una dall'altra, e in questo sport le energie fisiche forse sono una delle cose più difficoltose rispetto a tutto il resto. Presidente, tu con la femminile, la pallamano femminile, hai vinto tanti trofei, possiamo dire, sì. Scudetti, 2, 4 Supercoppe, 4 Coppe Italiane, dunque non è un movimento soltanto maschile ma anche femminile. No, assolutamente, a Conversano c'è una lunga tradizione sia maschile che femminile. Diceva ieri il sindaco quando ci ha premiato che hanno giocato tutti a Conversano a pallamano, e aveva ragione, molti hanno giocato a pallamano, quindi abbiamo anche un buon pubblico proprio per questo motivo. E adesso soltanto per un mero discorso economico, da un po' di anni a questa parte abbiamo la squadra di femminile in A2 e la pallamano maschile, gli abbiamo dedicato un pochettino più di spazio perché erano tanti anni che era un po' stata dimenticata. E non ci dimentichiamo che, scusate il giro di parole, ma 3 anni fa abbiamo fatto una finale scudetto, siamo sempre arrivati nei primi posti, quest'anno incrociamo le dita, abbiamo incominciato così, speriamo di continuare nella stessa maniera. Tarafino, parlando di campionato, sono 5 punti di vantaggio rispetto alla seconda, per cui si può ragionevolmente pensare davvero al triplete quest'anno? Sì, noi ovviamente stiamo coi piedi per terra, non ci vogliamo pensare anche per un fatto scaramantico, ma comunque sì, siamo in una buona posizione di vantaggio rispetto ai nostri avversari.
Ci stiamo preparando bene anche per questo. Ora, questa settimana ovviamente siamo un po' distratti da festeggiamenti e dalle cose giustamente di rito, ricevimenti anche comune. Ieri è stata anche una bella iniziativa che ci ha sorpreso. Avete fatto vedere anche queste immagini al sindaco, l'immagine del trenino subito dopo la finale vinta. Beh, spazio ovviamente all'euforia, Tarafino. Sì, ovviamente, ecco, dicevo, siamo stati un po' distratti da queste cose, dalla prossima settimana però ci dobbiamo riemergere nel campionato, nel clima campionato e pensare ovviamente partita dopo partita. Resto con te perché hai fatto una dedica davvero speciale dopo esserti aggiudicato questa Coppa insieme ai tuoi ragazzi, insieme al presidente, a chi soffre, una conquista importante ma soprattutto una dedica importante. Sì, mi è venuto spontaneo a dire questa cosa perché siamo in un periodo talmente brutto che sembra quasi surreale un po' noi vivere tutta questa contentezza, felicità per questi obiettivi raggiunti e quindi ovviamente a tutti i nostri tifosi anche che non possono seguirci dal vivo quest'anno al palazzetto, ci stanno sempre molto vicini e quindi anche noi diciamo vogliamo ripagarli in questa maniera. Ecco, chiedo alla regia di mandare in onda le immagini dei tifosi che stavano aspettando la squadra il giorno dopo questa conquista della Coppa Italia, un pubblico, presidente, che ha ormai il palato fino, un pubblico abituato a vincere, però sembra che si viva sempre con un entusiasmo nuovo, un entusiasmo diverso, vuol dire che i ragazzi non mollano la squadra e soprattutto si vive di pallamano a Conversano. Certo, è quello che dicevo prima, no? Il mio più grande rammarico di quest'anno è proprio quello, che i tifosi non siano riusciti a vedere questa squadra oltre che vincente, ma soprattutto bella da vedere perché esprimiamo un bellissimo gioco. Purtroppo la situazione è questa, ma l'entusiasmo lo viviamo giorno per giorno, sia al palazzetto, sui social, sa quante volte il venerdì vengono a fare i cori prima che andiamo in trasferta, secondo me non ce l'ha nessuno questo pubblico, quindi sono orgogliosissimo di innanzitutto di rappresentare questa società e questa città, ma soprattutto di questi tifosi. Volendo parlare un po' dei singoli, Pasquale Pasqualino di Gian Domenico è stato premiato miglior portiere dell'anno, anche miglior portiere della semifinale di Coppa Italia. Un'altra bella soddisfazione, presidente. Sì, è un ragazzo che negli anni passati si è impegnato molto perché diciamo che non ha avuto molto spazio perché c'era un ragazzo brasiliano che insomma calcava di più lui i campi. Quest'anno con l'allenatore dei portieri Lo Passo ha fatto un bellissimo lavoro e sia lui che il secondo portiere di Conversano, Di Caro, stanno veramente, veramente dando grandi soddisfazioni, tant'è che è stato anche convocato in nazionale Pasqualino di Gianoè. A proposito di nazionale, io vorrei fare anche una domandina un po' pepata, perché questo allenatore sta facendo davvero molto bene, non dico da subito, però magari in prospettiva potrebbe essere il nuovo allenatore della nazionale di pallamano. Che dice, presidente? Io dico che l'allenatore della nazionale finora sta facendo bene il suo lavoro e credo che abbia un altro anno di contratto. Io mi auguro che tutto il bene possibile per il nostro allenatore, sempre che ci abbia un occhio per Conversano, ma soprattutto che la nazionale, chiunque sia allenatore, faccia un bellissimo salto di qualità. Allora, altri 10 anni a Conversano e poi in prospettiva la nazionale. Tarafino, non è facile motivare sempre i ragazzi dopo due coppe conquistate, alzare sempre l'asticella è difficile. Sì, dicevo prima, fino adesso sono stati bravissimi e si sono sempre dimostrati all'altezza di tutte le partite. E proprio questo è stato il vantaggio in più che avevamo quest'anno, la continuità di rendimento rispetto ai nostri avversari che hanno perso terreno perdendo dei punti anche inaspettati. E lo stesso è capitato anche in Coppa Italia, dove anche molte favorite, diciamo, al successo finale hanno perso subito la prima partita. Quindi ecco, questo è un gran merito, va ai ragazzi che
mi stanno dando una enorme disponibilità e sono contentissimo di loro e orgoglioso. E allora io conto due coppe, di solito si dice non c'è due senza tre in attesa di qualche altra, so che siamo scaramantici noi del mondo dello sport, io ringrazio il presidente Ruscino per essere intervenuto. Grazie a voi. E io ringrazio anche Tarafino per le emozioni che ci avete fatto vivere e soprattutto per questa bella soddisfazione, perché la Puglia in generale, il nostro territorio, ha bisogno di queste conquiste, ha bisogno di gioire un po' anche sportivamente parlando. Grazie Tarafino. Grazie a voi. Io mi fermo qui, la prossima edizione dello Sport alle 20:30. Arrivederci.